collaborazione a Dream Comune, che è molto importante, vi volevo presentare un'altra questione. Noi abbiamo visto questo modello del transistore. Questo modello è definito modello a pi greco, questo qui che abbiamo visto qua. Questo è il drain, questo è il gate e questo è il source. Il vostro libro, e comunque in generale, viene presentato anche un modello che parte da questo, ma è disegnato diversamente, che è detto il modello a pi, che adesso vediamo. I due modelli sono esattamente equivalenti dal punto di vista del funzionamento, ma vengono disegnati in maniera diversa. Per cui, quando si va a fare la sostituzione del dispositivo con il modello, uno può scegliere di utilizzare questo modello o quell'altro in maniera tale che, come dire, il circuito gli venga il più semplice possibile da risolvere. Quindi sul Sena voi troverete che lui utilizza per molte configurazioni, anche per il gate comune che noi abbiamo fatto, il modello a pi. Allora io ve lo presento e vediamo anche come si applica nel caso che già abbiamo visto del gate comune. Tendenzialmente io utilizzo sempre questo, ma questo non significa niente. Voi potete scegliere di utilizzare, quando risolvete i circuiti, il modello che preferite. Come si passa da questo modello a pi greco al modello a t? Cominciamo a considerare il caso in cui la R0 non la trascuriamo, tanto la R0 lo sappiamo, alla fine è una resistenza tra drain e source. Quindi consideriamo banalmente questo pezzo qua. Questo è il drain, questo è il gate e questo qua è il source. Dal punto di vista del funzionamento, questo circuito non cambia se io aggiungo a questo generatore di corrente un altro generatore di corrente che eroga la stessa corrente. Non cambia niente, che quella era la corrente e quella resta. Quindi io posso disegnare questo oggetto in questa maniera qua. Ci vado a mettere un altro generatore che mi eroga sempre G1M e BGS. E questo è il drain. Questo è il source. Questa è la gate e questa è la GS. È cambiato qualcosa? No. Prima qua circolava una corrente G con M e DGS, qua pure. Perché io ho messo due generatori in serie attraversati dalla stessa corrente. Se io vado a collegare la gate qua, cambia qualcosa? No. Perché questa corrente qua è uguale alla corrente che deve stare sotto. Quindi non è cambiato niente. Cioè, sempre qua dentro circola una corrente nulla, che è la condizione della gate, che non sia attraversata da corrente. Circolerà una corrente nulla perché la corrente che sta qua è uguale alla corrente che sta sotto. Quindi da qua dentro non circola niente. Quindi stiamo ancora con un circuito assolutamente equivalente. Però che cosa c'ho adesso? Guardiamo questo elemento, tra l'altro questa è una cosa che noi useremo moltissimo, questa osservazione che facciamo adesso. Io che cosa c'ho qua? Ho un elemento che è un generatore di corrente che ha ai suoi capi la tensione proprio VGS. Cioè questo è un elemento che ai suoi capi ha una tensione VGS ed eroga una corrente G con M 1 su VGS. Quindi in effetti questo che cos'è? Questo è a tutti gli effetti una resistenza di valore 1 su G. Okay. Se io ho una resistenza di valore 1 su G con M, io ci metto VGS ai ingressi e ottengo G con M VGS. Lo trovate? Quindi questo elemento
una volta che ai suoi capi viene proprio la funzione di pilotaggio, e solo in questo caso, è del tutto equivalente a un resistore 1 su G1. Allora io questo circuito lo posso disegnare così. Questa è la gate, qua mi serve I uguale a 0. Qui ho il generatore G con L di GS, questo è il drain, e qui ho un resistore 1 su G con M, e questo è il source. Voi lo troverete sempre disegnato così. La gate. L'ho solo disegnato diversamente, sempre lo stesso. Questo viene detto il modello AT, che è esattamente uguale a quello nel funzionamento, ma è disegnato diversamente. E in alcune configurazioni può rendervi più semplice la soluzione del sistema. Noi lo abbiamo generato non considerando la R0, ma se ci fosse la R0 non sarebbe altro che una resistenza tra drain e sus che io devo aggiungere. Allora, per vedere se effettivamente, diciamo, questo circuito ci semplifica o meno la vita, proviamo a riesaminare il circuito a gate comune utilizzando questo modello qua anziché quello che abbiamo visto prima. Poi, diciamo, voi siete liberi, quando vi troverete a risolverle voi queste reti, di mettere il modello che in quel momento vi sembra che semplifichi di più il risultato. Okay. Però il vostro libro questo lo usa molto, quindi diciamo mi faceva piacere presentarvelo. Allora, utilizziamo questo modello qua, potete l'amplificatore voi ce l'avete disegnato, quindi potete anche provare a farlo da soli, la R0 non ce la mettiamo, quindi ci disegniamo semplicemente il modello a piccolo segnale dell'amplificatore a gate comune utilizzando questo modello per il dispositivo. Quindi potete provare senz'altro a farlo da voi, questo è il drain. Questo è gate, questo è source. Gate, summers. Al source, sta il generatore. VGS. Questa qua. Al drain. La resistenza. È lo stesso circuito di prima, quindi se tutto va bene ci dovremmo trovare esattamente gli stessi risultati di prima. Magari in una maniera più semplice. Resistenza d'ingresso. Da qua è più semplice vedere la resistenza d'ingresso. Sì.
perché il generatore finisce qua, quindi la resistenza di ingresso è quello che io vedo da qua. Ma da qua io che cosa vedo? Questo punto sta a massa. L'unica resistenza che io vedo tra qua è la massa. Questa qua. E uno su giù. La resistenza di uscita è quella che io vedo da qua, avendo spento il generatore. Quindi avendo spento il generatore tutto questo non c'è stato, c'è soltanto il RD. Il calcolo del guadagno, che prima era stato un po' non complicato, ma avevamo fatto qualche ragionamento in più, adesso come si fa? V0, guardando da questo circuito, a chi è uguale? Sempre a R per I. Quindi qua abbiamo sempre meno G con M per Gs per RD parallelo R. VGS però io me la posso calcolare in una maniera immediata. Perché? Perché io qui ho una rete dove ho il segnale R, sì, 1 su G con M. Lo vedete da qua, questa è il partitore di questa tensione sulle due resistenze, esattamente come vi ho detto. Quindi ci troviamo esattamente come prima, e questo è il partitore della tensione tra le resistenze 1 su G con M ed R. Quindi se mettete insieme le equazioni vi viene esattamente lo stesso valore di prima. È più semplice, più difficile? Non lo so, vedete voi. Quello che dovete sapere è che voi potete usare indifferentemente i due modelli a seconda di come vi sembra più semplice la soluzione della rete. Io utilizzo quasi sempre l'altra rete, per abitudine, per pigrizia, per tradizione. Voi fate come vi trovate meglio, ok? Sono assolutamente equivalenti. Detto questo, passiamo a una delle configurazioni insieme al source comune veramente, diciamo, importante. Questa è una configurazione che per le caratteristiche che andremo a vedere adesso praticamente è presente sempre in qualunque applicazione voi vi imbattiate, il drain comune ci sta sempre. Quindi vediamo l'amplificatore a drain comune, il common drain. Common drain significa che la capacità drain va a max, diventa la capacità di bypass. Il segnale sta alla gate, il carico al source. Thank you.
questo caso, come nel caso precedente, diciamo, può essere ridondante al train mettere la resistenza e la capacità, perché io quello che voglio è che il train alla fine vada a massa. Chiaramente io questo qui direttamente a massa non ce lo posso mettere, se no non polarizzo niente, lo posso mettere però direttamente alla DC, all'alimentazione, perché poi l'alimentazione, quando vado a fare il piccolo segnale, diventa massa. Quindi voi vi potete risparmiare questa resistenza, poi vedremo che quando uno può risparmiare resistenza e capacità è sempre meglio, perché poi tutto quello che voi ci mettete per un motivo penalizzerà il funzionamento da qualche altra parte, che è la risposta in frequenza. Quindi anziché mettere questo oggetto qua, uno prende e mette direttamente il drain a massa e all'alimentazione e fa meglio. Ad ogni modo, possiamo analizzarlo così da della stessa cosa. Facciamo un modello a piccolo segnale, utilizziamo un modello a pigretta. In questo caso la R0 ci dà fastidio o meno? Volendo, in questo caso non è difficile considerare l'effetto della R0. Perché? Perché la R0 sta collegata tra questo punto e la massa. Quindi io la potrei disegnare tranquillamente tra questo punto e questa massa qua. E quindi quella mi andrebbe direttamente in parallelo all'R0. Quindi questo è un caso alla R con L. Quindi questo è un caso in cui io potrei anche fare i conti considerando la resistenza di uscita. Volendo la possiamo anche trascurare per quello che abbiamo detto prima, cioè che questa comunque porta in conto una corrente più piccola rispetto a quella del generatore, ma questo è un caso in cui sicuramente non è difficile considerarla nei calcoli. Vedete, dal punto di vista della topologia, questa somiglia molto alla rete che abbiamo visto quando abbiamo analizzato la resistenza di SUS. Quindi da un certo punto di vista, io come si risolve una rete fatta così, con la resistenza qua, io lo so già, vado a farmi i conti comunque, ma uno, con un po' di pratica poi le topologie sono sempre le stesse. Ad ogni modo, calcoliamoci i parametri. Resistenza d'ingresso. Resistenza d'ingresso, guardando da qua, c'ho su del G. Resistenza di uscita. In questo caso qua non è, diciamo, a prima vista banale. Qual è la resistenza di uscita? Quello che io vedo guardando dentro al circuito dopo il carico. Quindi la resistenza di uscita è tutto quello che io vedo da qua in su verso massa, avendo però spinto il generatore dell'ingresso. Lo so vedere a occhio quanto, che cosa mi resta avendo spinto il generatore dell'ingresso lassù. Se non lo so vedere a occhio, devo applicare la regola che abbiamo visto prima. Ok? Allora, la regola che cosa mi dice?
che io devo sostituire al carico un generatore V con X incognito, viene attraversato da una corrente I con X, il rapporto e la resistenza di uscita. Tutto questo avendo spento il segnale. Quindi se io volessi applicare la regola, che cosa dovrei analizzare? Se io spengo questo, questo punto qua è a massa, perché non c'ha segnale. Se io non glielo fornisco da qua a questo punto, qua segnale non lo trovo. Quindi questo punto sta a massa. Quindi io qua c'ho la massa. Al posto del carico vado a mettere il generatore V con X, che vedrà una certa corrente con X. Questa qua, sempre la VGS resta. Qua da su che cosa ho? Ho il generatore G con M VGS. Quanto vale adesso? Lo so vedere adesso a occhio quanto vale la resistenza di uscita. Se lo so vedere a occhio, ho finito. Se no, me la vado a calcolare. R alto, V con X su con X. V con X chi è? È la tensione qua, che è uguale alla tensione qua, col segno cambiato. Quindi è meno. La corrente, io ho solo una corrente nel circuito, è questa. Quindi I con X è uguale a questo col segno cambiato. Quindi M, G con F, VGS. Quanto vale la resistenza di uscita? Vale 1 su G con F. Sì, perché? Perché abbiamo detto che quando ai capi del generatore ci va proprio la sua tensione che lo pilota, quello diventa una resistenza, 1 su G con M. Ma se io spengo il generatore qua, questo va a massa, io questa tensione è quella là che tengo qua sopra. Quindi per l'assorbimento quello diventa una resistenza, 1 su G con M. Quindi non c'era neanche bisogno di fare I calcoli. In ogni caso, se uno non si ricorda, non lo sa fare, ha un dubbio e applica la regola, con la regola non può sbagliare. Si mette il generatore e si risolve il circuito. Quindi questo, diciamo, è la resistenza di uscita, questo è il modo di calcolarla. Calcoliamo la quantità veramente importante qua, che è il guadagno di tensione. Tensione di uscita V0, il carico è questo, il carico è attraversato da un'unica corrente che è questa che viene da qua, quindi tra l'altro questa corrente questa volta scende, non devo neanche cambiare di segno, quindi la tensione di uscita è pari a R per G con M VGS. La relazione tra questa tensione e questa, guardate, è la stessa topologia che abbiamo usato con la degenerazione di source. Ce la possiamo calcolare allo stesso modo. Il modo più semplice è passare per una tensione intermedia, fare tutti I punti che abbiamo fatto prima. Non cambia niente rispetto a quello che abbiamo fatto prima. L'unica cosa che cambia è che prima quella si chiamava RS e questa non si chiama RL. Quindi è inutile che ci mettiamo a fare questi punti, la tecnica è esattamente la stessa, quindi passo per una tensione intermedia, scrivo che questa è la somma di questa più questa e questa è il partitore. Alla fine il risultato non cambia. E quindi, senza che mi metto a fare questi calcoli,
alla fine io otterrò che il guadagno di tensione, cioè 0 CTC, questa volta non c'è il meno, quindi la configurazione a 3 in comune non è invertente, è pari a G con L RL diviso 1 più G con L. A rigore qua ci sarebbe il partitore di tensione, ok? Quindi è la stessa espressione di quello con la resistenza sul source, quindi la vado a scrivere qua. Si ricava allo stesso modo, ma adesso non è tanto interessante come si ricava, ma il significato di questa espressione. Perché? Che cosa vediamo noi qua? La prima cosa, vabbè, è lampante, questo non inverte, quindi la luce deve essere solo in fase. Poi l'altra cosa che vediamo è che questo è composto, questo guadagno, da due termini che sono entrambi minori di 1. Per come sono fatti, perché i denominatori sono più grandi dei numeratori. Quindi questo guadagno non può superare l'unità, quindi non è, diciamo, un guadagno, questo attenua sempre. Però questi due termini in realtà non sono minori di 1, ma tendono all'unità. Quindi questo guadagno tende a valere 1, tende a essere un guadagno unitario. Perché? Innanzitutto sappiamo che la resistenza G che ci mettiamo noi, la RG, è molto grande, quindi questo termine approssima all'unità. Generalmente un generatore di segnale ha una resistenza interna di 50 ohm. Se noi qua ci mettiamo il mega ohm, questo vale 1, vale 0,9, ok? Quindi questa roba qua, diciamo che è 1. Di qua io che cosa ho? Ho come al solito il prodotto di una G per una R. Questo numero vale kilo ohm. Cioè, diciamo, come ordine di grandezza sono 10 alla 3, 10 alla 2, sicuramente posso trascurarci l'1. Allora, questo che significa? Che qua io mi troverò qualcosa del tipo G con MRL su G con MRL. Quindi anche questo è un numero che no, nella normale, diciamo, definizione di queste quantità è un numero che approssima l'unità. Globalmente sempre minore di 1 è... Sempre i denominatori sono più grandi dei denominatori, ma tende a essere 1. Quindi un guadagno di un re in comune progettato bene, quindi con tutte queste specifiche che abbiamo detto, tende all'unità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io il segnale che metto alla gate me lo trovo pari pari sul source dove ci ho messo il carico. Per questo motivo il drain comune viene spesso denominato inseguitore di source. Voi così lo trovate chiamato. Perché inseguitore? Perché voi vi trovate, vi mettete un segnale e lo trovate uguale sul source. Ma uno che se ne fa di un amplificatore che guadagna 1? Bisogna andare a guardare gli altri due parametri, la resistenza d'ingresso e la resistenza d'uscita. Quello che noi osserviamo è che questo presenta, come un po' tutte queste configurazioni, una grande resistenza d'ingresso, ma di tutte le configurazioni è anche quello che presenta la più bassa resistenza d'uscita. Ora, chi di voi ha fatto il corso di complementi lo sa, abbiamo visto che è fondamentale avere a disposizione un elemento buffer, cioè uno stadio che consente di disaccoppiare l'ingresso e l'uscita quando voi avete, ad esempio, un generatore di segnale che deve stare su un carico piccolo. Quindi tutto questo stadio viene utilizzato essenzialmente ovunque per due motivi. La bassa resistenza di uscita, quindi nei multistadio, l'ultimo stadio, quello che vi dà la resistenza di uscita, generalmente è un struttore comune, e viene usato per disaccoppiare il generatore e il carico. Quindi come disaccoppiatore? Noi vedremo insieme su Spares un amplificatore multistadio che presenta all'ingresso un drain comune,
un certo numero di strade sul comune per raggiungere il guadagno desiderato e all'uscita un drain comune per abbassare la resistenza all'uscita. Quindi noi studiamo i singoli stati, ma poi per avere dei amplificatori di compressione diciamo buone, questi vengono usati in strutture multistadio. Okay? Quindi questo chiude le configurazioni a singolo stadio dei nostri. Le configurazioni diciamo più complesse a multistadio noi le vedremo dopo che faremo anche probabilmente venerdì prossimo il transistore bipolare, perché come vedrete poi alla fine è vero che sono due dispositivi diversi strutturalmente completamente diversi, ma i loro modelli e quindi poi alla fine il loro funzionamento come amplificatore è molto simile, quindi poi noi possiamo studiare indipendentemente delle configurazioni che uno può decidere di fare a MOSFET o a transistori in dipendenza dell'applicazione che deve fare. Quindi pur essendo molto diversi dal punto di vista realizzativo, poi vedremo che uno può scegliere di fare un circuito a MOSFET o a transistori in relazione a una considerazione abbastanza generale. Quindi io adesso mi soffermerò su aspetti un po' diversi del MOSFET e poi passeremo al transistore bipolare. Che cosa ci manca a noi per chiudere diciamo, il capitolo sui MOSFET? Ci manca il fatto che noi abbiamo osservato che all'interno questi dispositivi contengono delle capacità e abbiamo anche visto quando abbiamo fatto l'esercitazione SPICE che questo comporta che il guadagno è condizionato all'inizio delle capacità esterne, poi diventa media frequenza, che a un certo punto le capacità esterne diventano dei cortocircuiti, ma poi sapendo quella frequenza a un certo punto questo guadagno ridiscende di nuovo. Perché? Perché abbiamo le capacità interne del dispositivo. Queste capacità interne sono molto piccole significa tipo farad, tempo farad, piccole. Ciò nonostante, a salire della frequenza, la loro reattanza comincia a un certo punto comunque a entrare in gioco. Quindi la capacità di valore molto piccolo significa che quello è praticamente un circuito aperto, cioè la corrente non ci va proprio là dentro, fino a frequenze molto elevate, ma da un certo punto in poi la comincia a passare corrente, queste sono reattanze e il guadagno crolla. Quindi se noi vogliamo, voi adesso lo farete in maniera sperimentale, ma poi lo dovremo fare diciamo, in maniera analitica, ricavare la risposta in frequenza, io devo necessariamente portare in conto l'esistenza di queste capacità. Quindi quello che noi vogliamo vedere è le capacità del MOSFET, ma non tanto dal punto di vista della loro origine, meno male abbiamo visto, ma come tenerle in conto nel modello. Perché io devo, il modello che ho considerato, queste capacità, non le tiene. Quindi un modello che può andare bene a media frequenza, ma a alta frequenza, se io non ci metto quelle capacità, il modello non descrive più correttamente il dispositivo. Quindi io ho necessità di ricavare un modello che poi userò ad alta. Quindi, diciamo, da un punto di vista proprio pratico, io che cosa voglio fare? Voglio aggiungere qua dentro delle capacità. Per aggiungere devo sapere dove stanno, chi sono. Anzi, mi devo ricordare pure che io nei dispositivi tengo pure un altro terminale, che fino adesso ho considerato sempre cortocircuitato, non me ne sono tanto interessato. Quindi al di là diciamo, dell'aspetto fisico, io ho bisogno a questo modello di collegarci delle capacità dei condensatori. Dove stanno? Come si? Sì, come si vede. Ricordiamoci perché
Io schematizzo così il MOSFET. Quali sono le capacità che io ho in questa struttura? Ma trattandosi di un MOSFET, di sicuro la capacità lo so che ce l'ho messa proprio io, ho fatto io la struttura MOS, che è un, abbiamo detto, si comporta come un condensatore a facce piane e valle. Quindi è fuori dubbio che io abbia sicuramente la capacità della gate che devo considerare, che ha un valore che io conosco perché è COX per V per L. Quindi fine qua, nulla questo, ho questa capacità e so pure quanto vale. Ma questa capacità, che sta qua, io la devo collegare ai morsetti del modello, quindi devo capire questa, là, dove la devo mettere, dove sta. Poi ho le capacità costituite dalle giunzioni. Io so che alla giunzione io ho una capacità. Queste capacità, le nostre giunzioni sono sempre contropolarizzate, perché io qua ci metto un 0 o qualcosa meno di 0. Quindi ho sicuramente delle capacità tra source e body e drain e body, che sono le capacità di svuotamento delle giunzioni. Poi lo so, dipendono dalla tensione, tutto quello che conto, però per il momento quello che mi interessa a me è che io avrò sicuramente una capacità tra source e body, C, S, D, e avrò sicuramente una capacità tra drain e body, C, D. Quindi queste qua ce l'ho messe, capacità di svuotamento. Questa qua dove la vado a mettere? Il discorso qual è? Che questa capacità connessa alla gate, in realtà, come la vado a collegare qua dentro, dipende un po' dalla regione di funzionamento nella quale mi trovo. Perché? Qua, consentitemi di disegnare il canale. Quindi qua è N+, qua è N+, qua è osso. Se io sto in regione di triodo, io so che il canale è pressoché rettangolare. Allora, questa capacità, il substrato non lo vede proprio più, non c'ha nulla a che vedere con il substrato sta qua sotto. Ma questa capacità, evidentemente, è una capacità che risiederà tra gate e source e gate e drain, no? Perché questo è il condensatore. Si affaccia sul source e sul drain. Se questo canale è rettangolare perché sto in triodo, presumibilmente la capacità si divide metà da un lato e metà dall'altro. Quindi io in triodo posso immaginare che questa capacità, il cui valore è sempre quello, che non cambia il valore, lo posso attribuire metà tra gate e source e metà tra gate e drain, C, G, D. Ciascuna metà vale CG mezzi. Ok? Quindi io, che ho provato a vedere questi calcoli, li facciamo, li fa il simulatore per noi. Ma viene considerato questo. Quindi se io sto in triodo posso pensare che questa capacità, che è sempre COX per W per L, che quella è la capacità del condensatore, io la posso attribuire metà tra gate e source e metà tra gate. Quando sto in saturazione, anche visivamente, è chiaro che una variazione di tensione qua influenza più questo lato qua, e questo lato qua, dove il canale ormai non c'è proprio più. Quindi posso immaginare che questa capacità, in genere si fa questa stima qua, si immagina che questa capacità io la posso sempre vedere tra gate source e gate drain, ma in due valori che sono diversi,
generalmente si attribuiscono i due terzi di questo valore tra gate e source e il terzo che rimane tra gate e drain. Ok? Quindi in saturazione generalmente gate e source sono i due terzi della capacità di gate e gate e drain sono un terzo. Quindi sempre lì ce li ho questi elementi tra gate e source e gate e drain, ma di peso. Canale io non ce l'ho proprio, quindi quando il MOSFET è interdetto, cioè non passa corrente, io il canale non ce l'ho proprio su. Allora la capacità su chi si affaccia sul substrato. Quindi la capacità sempre quella è, ma io me la ritrovo non più tra gate e source e drain, ma me la ritrovo questo terminale è quello di sotto, il substrato. Quindi quando sono in interdizione la capacità di gate è tutta la C gate va. Mo, indipendentemente quindi da come si divide, che dipende quindi dalle condizioni di funzionamento del dispositivo, quello che io vedo è che io in partenza devo considerare la presenza di una capacità tra questo punto e questo punto, cioè tra gate e drain, tra gate e source e tra gate e valve. Ok? Poi queste tre capacità saranno 0, 2 terzi, 1 terzo, metà in metà, dipende dal funzionamento, ma di sicuro io le devo andare a considerare. Tenete presente che poi se uno vuole essere veramente scrupoloso, uno dice ma sicuramente io qui non sono riuscito ad andare giusto giusto nel canale, avrò fatto un piccolo per l'app, ci avrò anche delle capacità aggiuntive, ma comunque nulla toglie che là sta, tra gate e source, gate e drain. Ora voi capite che se io dovessi considerare questo modello quando vado a risolvere poi la rete diventerebbe tutto molto oneroso. Fortunatamente le cose si semplificano un po'. Perché? Perché mediamente noi negli amplificatori lavoriamo con questi due elementi in cortocircuito e questo ci taglia già una bella parte delle complicazioni, perché questa capacità non esiste proprio se stanno in corto, questa capacità va in parallelo a questa, no? Quindi noi alla fine ci troveremo che cosa? Una capacità tra gate e source sicuramente, che sarà questa più questa. Ci troveremo sicuramente una capacità tra gate e drain e fortunatamente questa capacità che ci sta, poiché noi lavoriamo quasi sempre in saturazione e comunque numericamente, questa capacità non è molto importante. Okay? Quindi alla fine il modello che noi considereremo come modello ad alta frequenza sarà esclusivamente questo. Questo qui è il modello a piccolo segnale e alta frequenza del mostro. Dopodiché il valore di queste capacità dipenderà dalle condizioni di funzionamento. Noi considereremo queste due. Vi dico anche che numericamente, se voi prendete a vedere il stato sparse dei circuiti che abbiamo fatto, numericamente queste due capacità non sono uguali. Questa capacità qua è generalmente uno o due ordini di grandezza più piccola di questi. Allora uno potrebbe dire vabbè, ma allora perché me la fai considerare? Perché purtroppo
quando si lavora sul suo comune, quella capacità là diventa predominante rispetto all'altra, per una cosa che si chiama l'effetto Miller, che noi vedremo, ed alla fine sarà quella a limitare il comportamento in frequenza dell'amplificatore. Quindi, benché di valore molto piccolo, ci possono essere delle situazioni nelle quali poi quella capacità in realtà diventa molto importante. E poi questo lo vedremo.